chiedevamo, no, dopo 3 settimane di stop, a che punto eravamo, perché i test fatti fisici, anche come ci stavamo allenando, dicevano che stavamo bene, però ci mancava il ritmo partita. Poi è capitato questo inconveniente ieri che ci ha un po' destabilizzato, che non abbiamo avuto un problema di caviglie tutto l'anno, e proprio ieri a mezz'ora dalla fine dell'allenamento è successo. Però sono stati bravi, per la partita dal punto di vista tecnico non avevo problemi, perché Paolo Bonora l'ho alternato spesso durante l'anno, quindi insomma ha giocato bene, può anche giocare meglio di così, è un ragazzo di cui ho piena fiducia. Adesso si va a giocare da loro e quando giochi fuori è sempre tutto un po' più complicato. Sarei già contento di giocare così, di ricevere come stasera, che abbiamo ricevuto molto bene. E niente, però insomma, abbiamo un vantaggio adesso. Il turno ovviamente non è ancora passato, ma innanzitutto questa prima gara l'abbiamo vinta, questo credo che ci darà fiducia per il resto delle partite. Nel quarto set anche una bella prova di nervi, no? di grinta contro un avversario che comunque ci ha provato fino alla fine, quindi anche questo è un bel segnale, una bella risposta. Sì, anche perché loro hanno questa caratteristica che hanno tanti che sono abituati a giocare, perché non hanno quasi un sestetto, cioè hanno un sestetto titolare, ma poi riescono sempre a trovare buone risorse dalla panchina, quindi se uno gioca male ne mette un altro, entra, aiuta, sono bravi in battuta e insomma abbiamo tenuto in quel momento, era importante non mollare. Sì, siamo stati in svantaggio, abbiamo recuperato velocemente, questo ha fatto poi la differenza, c'è stato un bel finale. Se mi permettete volevo ancora dire una cosa, dedicare questa vittoria a Lorenzo Codarin, ovviamente, che insomma è un bravo ragazzo, oltre che un ottimo giocatore, quindi adesso abbiamo un obiettivo in più di continuare a giocare nei playoff fin quando anche lui non potrà tornare in campo. Io sono contento, poi ovviamente ho sostituito uno dei centrali più forti della categoria, quindi mi fa piacere, però chiaramente speriamo che rientri presto, l'importante è ovviamente il risultato. Reggio Emilia si è confermata una squadra molto forte, vi ha fatto soffrire in regular season, anche spesso rispetto così, comunque non è affatto finito. Ma sicuramente no, allora hanno un palazzetto difficile, dobbiamo essere bravi, come ho detto prima, a riazzerare e riuscire a tenere un loro servizio, perché loro hanno un palazzetto molto basso e magari riuscire anche a costruire magari la nostra fase break come in casa, che è il nostro punto di forza. Avete vinto quest'oggi iniziando bene i playoff, come è stato fisicamente, insomma, il momento della stagione, ora si gioca ogni 3 giorni. Ma abbiamo caricato tanto, abbiamo fatto queste 3 settimane di pausa dove abbiamo caricato tanto a livello fisico, adesso in teoria il lavoro si dovrebbe sentire, ovviamente anche se si è stanchi si tiene botta e bisogna chiudere. Oggi avete vinto comunque con una prova veramente di squadra, no? Quindi questo è importante, perché ai playoff è fondamentale avere insomma tutta la squadra al meglio delle proprie possibilità. Eh sì, sono stati molto bravi, ognuno con i suoi compiti, e quindi merito alla squadra, e speriamo che anche mercoledì sia così.